essere un po' più pratico, poi torneremo a ragionare in termini teorici, e distinguendoli delle resistenze così come le trovate. Noi abbiamo visto in teoria le resistenze, abbiamo visto resistenze in serie, resistenze in parallelo. Oggi vorrei farvi fare, prima dei punti, sui risultati che otterrete andando a mettere, a collegare le resistenze in serie o in parallelo, e poi verificare che i vostri conti siano più o meno giusti andando a misurare la resistenza con un multimetro, cosa che immagino sappiate già fatto. Ma allora, le resistenze che noi utilizziamo sono le resistenze della serie E12. 12 perché ci sono 12 categorie di valori, ce ne sono da 24 e così via. Chiaramente la cosa importante quando io vado ad utilizzare una resistenza è capire il valore della resistenza, perché non c'è scritto sopra quanti ohm è quella resistenza, c'è un codice, cosiddetto codice colori delle resistenze. Il codice colori è riportato in questa maniera qua. Ogni colore avrà un proprio numero associato. E allora, vedete che nella prima riga c'è il colore lungo, nessun colore. Che vuol dire? Se andate a guardare quel valore mancante sulla prima cifra, non c'è, sulla seconda cifra non ci può essere, moltiplicatore non c'è, c'è solo un valore sulla tolleranza, più o meno 20%. Cioè, significa che se noi non troviamo nessun colore in una determinata fascia, tipicamente nella prima parte, perché le resistenze, scusate, a cui faccio riferimento con tanti tipi, sono fatte così. Sul corpo di quelle resistenze trovate delle fasce colorate. Ci sono resistenze con diverse fasce che indicano, ognuna delle quali, indica delle caratteristiche della resistenza che abbiamo sotto mano. Ok? Ora occorre interpretare quei valori di quelle resistenze a seconda del colore che ci noi troviamo. Allora, vi do delle resistenze a caso, sperando che la vostra vista sia migliore della mia, perché io non ho appena distinto le resistenze. Allora, adesso che avete visto più o meno fisicamente come sono fatte queste resistenze, avrete notato che hanno dimensioni diverse, anche quello ha un significato, ma per il momento soprassediamo. Allora, vi dicevo che sul corpo delle resistenze trovate delle fascette colorate. Ognuna di quelle fascette corrisponde a un numero che va interpretato nella maniera giusta. Troppo, ce l'ho di ce n'è uno, forse il quadrato. Questo è il contesto che fare. Vabbè, tenetele da parte, poi questo è un tema che vi ho detto, penso che sia a caso. Allora, signori, avete visto, se ci fate caso, sul corpo del nostro resistore, i colori, le fascette, sono dissimmetriche, cioè sono tutte da un lato, poi finiscono anche al centro e anche oltre. Però c'è una parte dove il colore sta sulla, probabilmente per quelli che abbiamo noi, sulla parte bombata, ok? Quello dovete iniziare a leggerlo da là, mentre invece nella parte opposta vedete che c'è più spazio, ok? Allora, il primo anello per noi è quello che si trova sulla fascia più esterna dove c'è il colore, dove c'è la fascetta. Ribadisco. È questo, vedete? C'è dissimmetria, non è che i due lati sono colorati alla stessa maniera. Qua inizia dal primo anello per me è questo,
e capite che dovete iniziare da lì, dal fatto che qui i colori sono più vicini al terminale, ok? Mentre invece dall'altra parte c'è sempre, è chiaro che a 6 anelli comincia a essere più complicato, ok? Noi abbiamo tipicamente, quindi utilizziamo resistenze a 4 anelli. Allora, come vi dicevo, se non trovate niente sulla prima fascia, né dall'altra parte, cioè trovate proprio pulito, vuol dire che c'è una tolleranza del 20%. Che significa? Cos'è la tolleranza? Che è un po' di più, un po' di meno. Che chi vende quel componente chiaramente non ne fa uno, ne fa migliori. E allora nella produzione industriale di scala è chiaro che i pezzi non è che possono essere proprio precisi al 100%. Un pezzo che differisce un attimo da quello che è il tuo standard ce l'hai. E allora vi viene indicato qual è il margine entro cui il valore nominale può muoversi. Mi spiego. Se io prendo una resistenza da 100 ampere, il 20% di 100 quant'è? 20. Allora, se lì nella prima fascia non trovate nessun colore, vuol dire che il valore di quella resistenza, che io leggo 100, marrone, nero, nero, pardon, marrone, nero, marrone. Il valore di quella resistenza, che nominalmente dovrebbe essere 100 ohm, potrà essere il 20% in più o in meno, cioè potrà essere 120 o 80. Una bella fregatura, ok? Chiaramente ci sono resistenze e componenti con tolleranze diverse, più o meno precise. Tipicamente tutti i componenti per applicazioni militari sono molto molto più precisi di quelli che utilizziamo noi utilizziamo componenti per giocare, per sviluppare la legge. Argento, attenzione, se l'argento, il colore argento, che io onestamente confondo sempre con il grigio, lo trovate in prima e seconda cifra? Assolutamente no, ma potreste trovarlo in terza fila, in terza ora, terzo anello, oppure in quarta. Vabbè, tu non ti preoccupare, tu troverai sempre oro, perché le nostre resistenze sono tutte con una tolleranza del 5%, è difficile che parliamo. Per quelli che abbiamo, prego. Infatti io lo sto dando per illustrarvi la cosa. Allora, l'argento ha due possibilità. Se lo trovate nell'ultimo anello, questo, pardon, qua, vi darà una tolleranza del 10%, quindi ha un valore di precisione maggiore di quanto non trovate alcun tipo di colore. Perché prima non trovavate nulla e avevate una tolleranza del 20%. Se lo trovate argento è del 10%, quindi se trovate argento e la vostra resistenza ha un valore nominale di 100 ampere, il 10% di 100 è 10, quindi potrà essere 110 o 90, quindi già una maggiore precisione e un minore scarto rispetto al valore nominale per cui viene venduta la resistenza. Infine, per quello che riguarda l'elettronica civile, il colore oro, vedete che la tolleranza è del 5%, vuol dire che se avete una resistenza del 200 ohm avrete una tolleranza del 5%, quindi sarà 105 oppure 95. Il range di valori entro cui può variare
il valore di quella resistenza è sicuramente più basso. Vedete che qui ci sono altre due indicazioni se questi valori argento e oro si trovano nella terzo anello, ma lo vediamo tra un attimo perché devo ancora spiegare un attimo come funziona il sistema. Dopodiché trovate, guardate i valori, per ogni colore un numero associato. Vi faccio notare, nero sia che si trova in prima cifra sia che si trova in seconda è sempre 0, e poi se si trova nella terza fascia sarà uguale a 10 alla 0, cioè 1, perché qualsiasi numero elevato alla 0 è 1. Quindi il nero è associato allo 0, ci state? Ricordate, nero 0. Poi a seconda che si trova nella prima o nella seconda fascia varrà sempre 0, se si trova nella terza fascia vale 10 alla 0. E guardate che questa terza fascia viene indicata come moltiplicatore. Tra un attimo vediamo di capire meglio cosa significa. Il marrone è associato al numero 1, quindi in prima e in seconda fascia vale 1, in terza fascia, la fascia del moltiplicatore, vale 10 alla 1. Se si trova il marrone, la quarta fascia, in realtà è la prima, questa è iniziata a contare dalla parte opposta, vuol dire che c'è una tolleranza dell'1%. Vedete che è associato sempre all'1. Quindi è una approssimazione ancora migliore rispetto all'oro o all'argento o al nulla. Noi al massimo avevamo l'oro al 5%. Se troviamo in quella che viene definita quarta fascia il marrone, vuol dire che la tolleranza è dell'1%. Quindi il nostro resistore da 100 ohm, se ci troviamo marrone sulla parte estrema, vorrà indicare che quel valore potrà essere 101 o 99 ohm. Quindi un'ottima approssimazione, un'ottima tolleranza. Rosso, anche qui vi faccio notare che il rosso è associato al numero 2. 0 associato al numero nero, al colore nero. Marrone associato al numero 1. Rosso associato al numero 2. Se lo trovate in prima e seconda fascia vale 2. Terza fascia il moltiplicatore varrà 10 alla 2. Ci state? Se lo trovate nell'ultima fascia, quella che io prima ho detto essere la prima, che ho iniziato a leggere, vorrà dire che l'approssimazione, la tolleranza è del 2%. Ci state? Arancio. L'arancio è associato al numero 3. Quindi prima e seconda fascia varrà 3. Nella fascia successiva varrà 10 alla terza, cioè 1000. Ci state? Giallo, 4, prima e seconda fascia, 4, terza fascia, 10 alla quarta, cioè 10.000. Come vi ho già detto, ragionate sempre a basso 10, combine sempre. Ci state? Verde è uguale a 5, prima e seconda fascia 5, terza fascia 10 alla 5, e poi vedete che per il verde, se lo troviamo nella fascia delle tolleranze, abbiamo una tolleranza ancora migliore dello 0,5%, cioè il resistore da 100 ohm nominali può essere tutt'al più 100,5 o 99,5. Blu è 6, 10 alla 6, quindi il migliore, e le varie tolleranze. Dopodiché ci sono i numeri, i colori che per le resistenze e i circuiti che utilizziamo noi, diciamo forse vedrete di meno: il blu, il viola, il grigio, il bianco. 6, 7, 8. Stiamo? Se ci pensate un attimo, nero, 0, marrone, rosso, arancio. 4 cosa viene? Giallo. 5? Verde. Quindi la sequenza è
conseguenza, ci sono delle filastrocche anche per il programma, già la nostra testa, alla fine lo imparate. Ci state? Vabbè, basta pensare dal più scuro al più chiaro. Se la vuoi vedere così, va bene. Cioè. Però non c'è il grigio, il gola è grigio. Vabbè, il grigio è sicuro. Vabbè ragazzi, ognuno adotta la propria logica. Ognuno vede. Però questo ti mette la strada, non va a casa da te. Ok, allora, stand by. Allora, questa è la tolleranza, poi abbiamo questa fascia, chiamiamola la prima, questa la seconda, questa la terza. Chiaramente ci sono anche resistenze con più di una fascia, con 5 fasce, dove in aggiunta ci sta anche la risposta alla temperatura, la variazione della resistenza in base alla temperatura. Però rimaniamo un momento su quello che è essenziale per il momento. Allora, prima fascia, se questa è la tolleranza, leggetela qua, guardate la porta a parte, vedetela così. Allora, sparo dei colori a raggio. Rosso. 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 Sforzo di fantasia. Rosso, rosso, rosso. Con che colore si passa al semaforo? Rosso. Allora signori, come la leggo? Che valore ha la resistenza? Supponete che questo sia oro. Stiamo? 2200. Siete lì, poi giustifichiamo. Allora, supponiamo di avere questo tipo di resistenza. Allora, vado a vedermi il codice colore, cosa mi dice. Allora, il rosso è associato al numero 2. In prima e seconda fascia, quindi avrò 2. Me lo trovo in terza fascia, questo è il moltiplicatore, varrà 10 alla 2. Di conseguenza, quanto varrà questa resistenza? Sarà 22 per 10 alla 2. In questo caso è un altro pennarello. Dieci alla due, quanto va? 10 alla 2 vale 4. 100. Non ho detto 4. 100. 10 alla 4? Quanto va? 10 alla 4. 10 alla 4? 10.000. 10.000. 10 alla 6? 1.000.000. Sono troppo complesso. Allora, questo sarà 22 per 100. Quanto fa 22%? 2200 ohm. Ovvero sia 2,2 K. kilo. Ok? Sì. Con una tolleranza allora il 5% il 5% di 2200 quant'è? 5% di 1000 è 5 o no? Sì. No, è 50. Dai, ma 50 per il primo 1000, 50 per il secondo 1000, e quindi abbiamo 100. 5 per ogni 100, quindi sarà 110. Per la tolleranza su questa resistenza sarà di più o meno 110 ohm.
Il che vuol dire che nominalmente quella resistenza vale 2,2 K, ma noi potremmo trovarci di fronte ad una resistenza di 2200 ohm più 110, cioè 2310, potrebbe essere 2310, oppure potremmo trovarci in caso di valore negativo con una resistenza di 1090 ohm. Ci state? Oppure in un valore intermedio tra questi due estremi. Ci stiamo? È chiaro come si legge? Se qui avessimo marrone, nero, blu, che resistenza avete? 10 per marrone vale 1. Hai ragione. 200 sarebbe 1100, 110, 1090. A 1000. Scusami. Mi sono mangiato un 1000, abbiate pazienza. Meno male che mi controlla. Allora, marrone vale 1, nero 0, blu 10 alla sesta. Quindi questa resistenza varrà un 10 per 10 alla sesta, cioè 10 milioni. Cioè 10 mega ohm, con una tolleranza del 5%. Ora, il 5% di 10 milioni, quant'è? Dividete per 100, vi rimane 100.000. Quindi potrà essere più o meno 500.000. Ci sta? Cioè 500.000. Dividete per 100 10 milioni, vi rimane 1,50. Ci sta? Quindi 100.000 per CIT sarà 500.000, quindi 500 cattoli. Vorrà dire che questo sarà 10 milioni di ohm più o meno 500.000. In più potrà essere 10 milioni e 500.000 o potrà essere 9 milioni e 500.000 ohm. Ci state? Bene. A questo punto vi ho dato delle resistenze, guardatele, se riuscite a vedere i numeri, i colori, in maniera tale che cercate di comprendere quale valore nominale e quale tolleranza. Questo significa che voi dovrete fare il seguente esercizio. Dovete fare il seguente esercizio, cioè vi mettete là e dite: prima resistenza, colori, valore nominale, tolleranza, cioè prima resistenza la mettete in una parte, in maniera che dopo riuscite a risalire quella resistenza, mettetela in ordine come ho cominciato a fare il vostro collega, e la messi una sopra l'altra, potreste mettere una a fianco all'altra, però tenetele ordinate. Allora, resistenza, numero, resistenza, prima, qua andate e dite verde
rosso, marrone, e mettete un trattino per la tolleranza, oro, tante le vostre saranno solo quelle lì. Qui ci mettete il valore nominale, qui mettete la tolleranza, che se è anche il 5%, ovviamente. Ci stiamo? Questa è 5, 2, 52, marrone 528, più o meno. E seconda resistenza, scrivete qua il colore e proseguite così per le resistenze che avete sotto mano. Quindi fate una bella tabellina, mettete in ordine le resistenze in maniera tale che potete poi risalire al valore di quelle resistenze, perché la fase successiva consiste nella misurazione attraverso il multimetro. Stand by. E dico, abbiamo questo circuitino, sappiamo benissimo che R2 e R3 tra di loro come sono? Serio parallelo. Perché sono in parallelo? Perché adesso lei hanno la stessa. Perché hanno tra di loro la stessa differenza di potenziale. Brevemente, qui avrò un potenziale tipo 1. Le cariche passano attraverso R1, per effetto Joule perdono il potenziale di energia e qui mi ritrovo un potenziale tipo 2. Poi le correnti passano in queste due resistenze, R2 e R3, qua sotto avrò un potenziale di 3 perché si è perso qualche altra cosa. Qua il filo si spera che sia un filo con il conduttore, quindi avrò P3. Di conseguenza queste due resistenze avranno nel loro caso la stessa differenza di potenziale. Se hanno la stessa differenza di potenziale, sono in parallelo. Ci stiamo? E sappiamo come risolvere, riportando non più due resistenze, ma la loro resistenza equivalente. Ci stiamo? Questa resistenza con queste altre due in che tipo di relazione si trova? In serie. In serie, perché la corrente che passerà qua sarà la stessa corrente totale che passerà in entrambi nelle due resistenze, perché qui c'è un nodo. Vi ricordate? Quando c'ho un nodo di corrente, noi applichiamo il principio di Kirchhoff numero 1, cioè la corrente che entra è uguale alla corrente che esce. Se chiamo in 1 queste, chiamo in 2 queste, questa la chiamo in 3, questa corrente, queste due correnti che non sono uguali, scorreranno le due resistenze, arriveranno in questo nodo, i 2 di qua e i 3 di qua, quindi questa corrente qua che esce quanto sarà? Sarà sempre I1, perché I1 è uguale a I2 più I3. In questo caso nel nodo sopra I1 è entrante, I2 e I3 sono uscenti. Nel nodo sotto I2 e I3 sono entrambi e quella che necessariamente non può che essere I1 è uscente, ovviamente. Ok? Quindi la stessa corrente totale passerà attraverso R1 e il parallelo con R3. Allora, quello che vi sto chiedendo di fare, è passare da questo circuito a un circuito più semplice, questo qua, che deve essere un circuito equivalente. Cosa vuol dire equivalente? Che la stessa quantità di corrente viene erogata dal generatore che offre la stessa differenza di potenziale. Cioè tra qui e qui ci deve essere sempre P1 e P3. E la corrente deve essere sempre I1. Come facciamo a passare da qua a qua? Attenzione a quello che ho scritto, che sembra una banalità, ma non lo è. Vi ho chiesto trovare il valore della resistenza totale vista dalla batteria, cioè la batteria quale resistenza vede da tutta questa parte qua? Qua potrebbero esserci decine di resistenze. Io voglio sapere, da questi punti qua, la mia povera batteria cosa vede, come se si affacciasse alla finestra e vedesse il proprio orizzonte. Ok? Quindi è da questo punto che io devo misurare. Se mi avessi chiesto qual è la resistenza vista da quest'altra parte, molte cose sarebbero cambiate. Perché dovremmo sapere qual è la resistenza della batteria per capire esattamente
cosa succede, ma una cosa per volta. Per passare da questo circuito a questo, dobbiamo passare attraverso un circuito intermedio. Ah no, te l'ho detto già una volta. Non voglio pagarti per l'uomo, non sei l'uomo. Allora, signore, per passare da qua e qua occorre fare un ragionamento, andare per gradi, perché noi cerchiamo di fare le cose semplici o tutt'al più semplicissime, se proprio vogliamo sforzarci. E allora io inizio a ragionare dalla parte opposta dove voglio guardare, cioè in questo caso dalla parte opposta della mia batteria, del mio generatore. Vado all'estremo opposto. All'estremo opposto cosa vedo? Due resistenze in parallelo, come abbiamo detto prima, ok? E quindi mi faccio un circuito che corrisponde a quel circuito dove però al posto delle due resistenze in parallelo ci metto la resistenza equivalente al parallelo, R equivalente. Le due resistenze le ho chiamate 2 e 3, faccio 2, indico il simbolo del parallelo 3, questo è sempre R con 1 e questa è sempre la tensione in ingresso, ok? Ci stiamo? Questo serve a semplificare, vedete da quella lì ho scritto R equivalente quanto vale? R2. Posso applicare immediatamente la formula che conosco, cioè R1 più R2. Ci stiamo? Ragazzi, vi ricordo che questo nel caso di due resistenze andate veloci. Ragazzi, io capisco che sono delle ore, ma capite pure che sono io che parlo della ore, quindi Allora, la resistenza equivalente sarà pari al parallelo, ribadisco il concetto, sono due, utilizzo la formula immediata, se fossero più di due conviene fare la somma degli inversi delle resistenze, cioè 1 fratto R2 più 1 fratto R3 più eventuale 1 fratto R4, quello che vi viene sarà 1 fratto R totale, a quel punto fate 1 su 1 fratto R totale, avrete R totale, chiaro? In questo caso sono due, vado facile. Bene, a questo punto vedo che questa resistenza R1 e quella equivalente al parallelo tra le due stanno insieme, perché la stessa corrente che entra qui entra anche qua, quella che abbiamo chiamato tipo 1. Sì? È suonato. Prego? È suonato. Tu mi stai dando del suonato? No, adesso no. È che c'è ragione. Ah, finisco. Queste due resistenze stanno in serie, quindi arrivo su bravo Gesù. Quindi, per arrivare alla resistenza totale, la resistenza totale a chi sarà uguale? R1 più R uguale. Ok.